Ciao, benvenuto sul mio canale. Io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi video tema baby wearing. Facciamo la recensione di una giacca per portare, per me famosissima, che è la giacca di Virginia di Wear Me Baby. www.wearmebaby.com è il sito dove la potete trovare. Trovate una mia vecchia recensione, penso di circa un annetto fa, dove ho appunto parlato del cappotto di Wear Me, cappotto che avevo guardato languidamente per anni e alla fine con i saldi insomma avevo deciso di comprare. Mi sono trovata così bene che ho iniziato una collaborazione con loro e quest'anno ho acquistato la giacca. In questo caso ho preso questo colore, ma c'è anche grigia e bordeaux, se non sbaglio. Io ho preso, in base alla mia stagione di armocromia, il blu freddo, va benissimo. È una giacca e non un cappotto. Ha la particolarità, molto interessante secondo me, di poter avere una sorta di imbottitura, nel senso che internamente vedete che c'è questa pellicetta che tra l'altro è morbidissima. C'è una zip che, se io vado ad aprire, posso rimuovere effettivamente l'imbottitura, quindi la parte diciamo più calda, la posso usare tranquillamente nelle mezze stagioni anche, quindi è una giacca invernale ma anche per le mezze stagioni. È anti pioggia, quindi è impermeabile fondamentalmente, e anti vento. Devo dire che tiene ben caldo, ma non in maniera esagerata. In Italia abbiamo degli inverni che sono freddi, ma non estremamente rigidi, quindi è importante quando si porta un bimbo non andare a esagerare con l'effetto caldo, diciamo un po' sauna, all'interno della giacca. Questo perché? Perché due corpi messi vicini scambiano calore, quindi io e il mio bimbo staremo estremamente bene e caldi all'interno. Se la giacca però è troppo, rischio di avere troppo caldo io e troppo caldo il bambino. Io penso che questa sia la via di mezzo perfetta per il clima italiano, fondamentalmente, per quanto dalla Lombardia alla Sicilia possa cambiare l'inverno, ma penso che avendo anche l'inserto che si stacca sia il compromesso migliore, insomma, diciamo un po' per tutti. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta tantissimo e che ho utilizzato proprio stamattina perché pioveva è stato il cappuccio che è bello largo, devo dire, quindi molto comodo, copre bene senza stringere esageratamente, ma ha la culisse per potersi, diciamo, ridurre se necessario. Quindi la tiro ed effettivamente diventa più piccolino, si arriccia. Adesso a me al momento piace così. Posso portare sia davanti che dietro, davanti con un inserto, dietro sempre con lo stesso inserto, tant'è vero che questo è il retro della giacca, si può aprire completamente per poter mettere l'inserto. Adesso ve la faccio vedere indossata. Premetto che io sono circa 57 kg per 1,69 m, ho preso una taglia S, è leggermente corta sulle braccia, nel senso che se la utilizzo normalmente va benissimo. Se volessi inserire il pollice nel polsino, che è una cosa in realtà molto utile soprattutto quando fa tanto freddo, c'è vento, non ce la faccio, mi tira troppo, quindi poteva essere utile una M, per quanto a livello di giacca come corporatura in realtà veste benissimo la S. Doverosa premessa prima di mettere la giacca è che la giacca è una copertura e non ha un supporto in sé, quindi è necessario assolutamente legare il bambino in fascia o in marsupio, come in questo caso, prima di mettere la giacca. L'inserto ha una doppia regolazione, ovviamente parte da una base più stretta, adesso è un pochino chiusa, ma anche fosse aperta tutta è un pochino più stretta, non è perfettamente rettangolare. Questo ci fa capire qual è la parte in alto e qual è la parte in basso essenzialmente. Quindi la parte in alto è quella più larga, la parte in basso è quella più stretta, e posso regolare tutto con le culisse. Quello sotto mi serve a non far passare troppa aria, la parte sopra
ovviamente a non coprire eccessivamente il mio bambino, quindi posso regolarlo prima tirando e andando a regolare in questo modo la pulisse, oppure posso farlo anche una volta che indosso, questo a vostro piacimento. Così è la dimensione più piccola, io andrò a metterla un pochino più spaziosa, poi vediamo indossandola se c'è bisogno di fare, diciamo, un'ulteriore regolazione. Come vedete ha essenzialmente delle cerniere sul fianco, in fondo c'è l'aggancio della cerniera da una parte, ovviamente dall'altra no, andrà a sfruttare quello della giacca. Quindi essenzialmente io devo solo prendere la mia giacca e andare a chiuderla con la cerniera, quindi monto l'inserto come se chiudessi la giacca, né più né meno, semplicissimo. Stessa cosa dall'altra parte, come vi dicevo sfrutto la cerniera della giacca e vado a chiuderla su quella dell'inserto in questo modo. Nell'inserto non è prevista la pellicetta, però c'è un minimo di imbottitura. Quindi chiudo, in questo caso vedete che è un po' troppo, non vedo più il mio bambino, quindi posso abbassare, quindi modulo anche l'altezza in base alla mia necessità. Importante la culisse in questo caso, che mi permette di mantenere comunque un po' di tono e non far passare troppa aria. Ed ecco qua il mio bimbo, utile, anzi utilissimo anche, che qua sul collo ci sono i bottoni e si può chiudere, quindi anche per evitare un pochino di passaggio d'aria, in questo caso io rimango leggermente coperta e il mio bambino invece ha tutto il suo spazio. Come vi dicevo, il cappuccio rimane bello ampio. La lunghezza è questa, più o meno, diciamo, sotto il sedere circa, ad altezza della coscia. Quindi non troppo lungo, ma neanche estremamente corto. E anche qua vado a regolare la mia culisse. Tasche col bottone invece che con la zip. Dentro non hanno la pelliccia, hanno la fodera normale, sono belle ampie e comode e le posso chiudere appunto col bottone se necessario. Il polsino, come vi ho fatto vedere prima, avrebbe la possibilità di far passare il pollice. Ovviamente ce la faccio, ma tirando il braccio in questo caso mi è un pochino in tensione, quindi non lo gradisco, però di base si può fare anche questo. Andiamo adesso a vedere la posizione invece sulla schiena, quindi bimbo in marsupio dietro, giacca, vado ad aprirla nella cerniera dietro e si apre completamente. A questo punto andrò a inserire l'inserto esattamente come ho fatto prima, sfruttando le cerniere. Ecco qua, devo andare ovviamente a modulare bene l'altezza della cerniera, perché sennò anche qua chiudo praticamente quasi tutto. Quindi io ipotizzo più o meno questo buco, lo metto come una giacca normale. Ecco qua. E davanti chiudo. Ovviamente è super approvata, io sono felicissima dell'acquisto. C'è un buono sconto di 10 euro per il primo acquisto sul sito di Wear Me, che è Irene 20, che potete utilizzare anche per l'acquisto di questa giacca. Ve lo lascio nell'info box.